il Comune ha concesso il patrocinio e un contributo economico alla realizzazione di questa importantissima manifestazione sportiva che, al di là del valore veramente elevato, visti gli sportivi che saranno presenti qui ad Arezzo, ma è anche un appuntamento importante dal punto di vista turistico, ma anche per i cittadini aretini che ormai sono affezionati a questo evento, e quindi giovedì sera si potranno godere una serata di sport vero, di podismo. È in programma per giovedì 25 agosto, in notturna, la scalata al Castello Memorial Dottor Tommaso Amato. Quando abbiamo saputo di questa iniziativa ci ha fatto solo che piacere, perché il babbo alla minima occasione, al minimo mezza mattinata libera, andava a correre, era la sua più grande passione, e le corse ad Arezzo lui le faceva praticamente tutte, quindi cioè, non vedo un miglior modo per ricordarlo se non in quello che era la sua passione più grande, quindi quello della corsa. Con l'organizzazione, come sempre, dell'Unione Polisportiva Policiano, saranno due i percorsi: la scalata al Castello Internazionale Femminile 5 km e quella maschile 10 km. Potranno partecipare gli atleti sia italiani che stranieri. Abbiamo preparato un parterre importante sia a livello maschile che a livello femminile. Ovviamente stiamo aspettando anche un nome altisonante che potrebbe arrivare all'ultimo momento, e questo veramente sarebbe il top del top, che ci permetterebbe di dire ad Arezzo abbiamo veramente grandi personaggi dell'atletica mondiale, insomma, ecco, quindi questo ci farebbe estremamente piacere. Ovviamente saranno quelle due ore e mezzo di impegno, dalle 8 con la gara in linea amatori, a proseguire poi con il settore giovanile alle 9 in un rettilineo di velocità, e poi 9 e mezzo, 5 giri, 6 giri per la gara internazionale femminile, e alle 10 quella internazionale maschile. Saranno atleti presenti, proprio come detto prima, di notevole livello. La nostra emittente sarà partner tecnico dell'iniziativa. Per noi l'impegno partirà dalle ore 16, perché alle ore 16 nelle strade interessate alla gara inizieranno i divieti di sosta, quindi opereremo in via Crispi, in via Roma, in piazza Guido Monaco, in via Guido Monaco, poi in via Garibaldi, San Laurentino, via Leone Leoni, via Petrarca, per ritornare in centro. E chiaramente sarà un lavoro fatto a step, perché inizieremo prima con il discorso legato alle rimozioni, a liberare le strade, poi a partire dalle ore 18, proprio per consentire l'allestimento dell'arrivo, la transennatura delle strade principali, inizieremo a chiudere via Roma, via Crispi, le parti appunto principali dove c'è la partenza e l'arrivo. Ecco. Per cui io faccio anche un appello a tutti gli aretini di collaborare e, a partire dalle 16 in centro, stare attenti alla segnaletica stradale, che peraltro è già stata posizionata, e quindi possono anche già prenderne visione e dare una mano e togliere le auto dal centro, per evitare poi di costringerci in qualche modo ad effettuare le rimozioni.